Al di là delle argomentazioni tecniche che vedono un taglio della rappresentanza sia politica che territoriale e quindi un restringimento degli spazi democratici, io credo che vada il ruolo del Parlamento che è in discussione. A mio avviso dagli anni 90 il Parlamento si è svuotato di potere, cioè da organo legislativo. A mio avviso è diventato un puro organo notarile, nel senso che il governo con i decreti leggi effettua una vera e propria funzione legislativa, quindi c'è diciamo, un intreccio fra poteri dello Stato, fra potere legislativo e potere esecutivo, che vede svantaggiato il ruolo legislativo del Parlamento. Credo che questo sia dovuto alle riforme delle leggi elettorali che si hanno succedute dal 1993 in poi, con il criterio maggioritario e con le circoscrizioni collegi uninominali. Quindi siamo arrivati a un Parlamento di nominati che rispondevano o a interessi personali o di fatto a segreterie di partito che mettevano il candidato in funzione delle loro logiche. Questo ha ridotto fortemente lo spessore culturale e politico del Parlamento, depotenziandolo, quindi, e ha dato spazio all'antipolitica che adesso con questo referendum cerca di dare una risposta sbagliata, ma che va nel verso sbagliato, nel senso che accentua già le criticità che prima esprimevo. Quindi, un referendum da respingere con tutta la forza possibile.